Siamo a Modena Ski Pass con Lucia Scardoni. Noi l'abbiamo vista l'ultima volta in quel di Dubiago. Non sapevamo che insomma l'avremmo trovata invece tra gli atlete che hanno lasciato l'attività. Oggi peraltro ha ricevuto, come potete vedere, anche un bel gagliardetto da parte della Fisi. Intanto Lucia, come stai? Insomma, diverse grandi novità in questo periodo. Sì, a Livigno, ai campionati italiani, non avevo ancora deciso sul mio futuro, quindi non sapevo ancora, ecco, cosa avrei fatto nei prossimi mesi, cosa avrei deciso di fare. Poi quella primavera, insomma, si riposa, si pensa un attimo a quello che si ha voglia di fare, se si ha ancora voglia di far fatica, se ci sono ancora stimoli per continuare, e ho preso la decisione di smettere. E poi è arrivata una bellissima novità, e quindi penso che sono ancora più contenta, insomma, della decisione che ho preso, anche se comunque è stata presa prima, ecco. Però insomma adesso mi aspetta un nuovo capitolo della mia vita e penso che sia quello più bello. Sei emozionata? Sì, beh, sicuramente è una grandissima gioia. Poi penso che sono emozionata, ma l'emozione più grande sarà, insomma, quando poi ce l'avrò tra le braccia. Adesso è bellissimo sentirla muovere e tutto, però insomma tra poco meno di 3 mesi sarà tra le nostre braccia e penso che lì allora sarà sì l'emozione grandissima. Comunque è particolare perché avete fatto una carriera insieme, tu e Greta, vi siete sposate una settimana praticamente di distanza e diventerete mamme praticamente nello stesso periodo più o meno. Sì, un mese di differenza, però tutto senza saperlo, non ci siamo messi d'accordo. No, vabbè, comunque fatalità, è tutto successo, abbiamo fatto i passi più importanti della nostra vita assieme, un po' lei a causa del Covid che ha dovuto rimandare in matrimonio, poi quest'altro avvenimento che insomma non è capitato, non ci siamo messi d'accordo, ecco. Però sì, è bellissimo condividere assieme a un'amica tutte queste cose. Infatti ci sentiamo per dire: ma tu hai comprato questo, ma tu fai così, ma tu è bello insomma avere anche una persona con la quale condividere magari anche un po' le incertezze, le paure di quello che sarà. Certo, mi immagino la telefonata tra voi quando anche la seconda diceva: sì, sono in città anch'io. Sì, io sono rimasta spiazzata perché non pensavo, anche perché insomma eravamo rimasti che dovevo andare in raduno con Kram, insomma con la squadra, quindi poi avevo avuto dei problemi fisici, però non mi aveva detto ovviamente che era ancora che era incinta, perciò quando me l'ha detto proprio non me lo aspettavo, e è stato bello, sono rimasta senza parole, pensavo insomma ci tenesse comunque a fare l'anno, dato che era arrivato anche questo nuovo allenatore che avrebbe magari potuto portare insomma anche una novità anche nel programma, in tutto. Poi era assieme a Chico, quindi subito non pensavo proprio, poi vabbè insomma ero felicissima sicuramente, e ho proprio detto: allora siamo tutte e due incinte. Senti, è difficile anche chiederti, perché ti volevo chiedere se vedrai le gare quest'anno, ma forse anche altro a cui pensare probabilmente. Bah, sicuramente per farmi passare il tempo le vedrò. E poi vabbè insomma da gennaio, fine gennaio sarò impegnata, però insomma se riuscirò le vedrò sicuramente. Le insegnerai poi andare anche sugli sci un giorno? Sì, beh, poi c'è la sorella che è maestra di sci, quindi mi aiuterà anche lei. E senti, l'ultimo, se volevo chiederti, hai pensato poi ovviamente in questo più in là anche al tuo futuro, cioè rimarrai comunque in finanza, ti piacerebbe avere un ruolo ancora all'interno dell'ambiente dello sci di fondo o tutt'altro? No, di rimanere all'interno dell'ambiente sci di fondo non mi interessa, quindi cioè, rimarrò in finanza, mi farò trasferire a Verona e lavorerò insomma a Verona. Pensi ci sarà qualcosa che ti mancherà della tua carriera da agonistica, quando magari ti mancheranno le gare, ti mancherà la competizione? Per adesso competizioni, gare no. Beh, ovviamente quando poi inizierò a lavorare sarà un altro modo di vivere anche la giornata. Comunque siamo molto fortunati noi come sportivi, dobbiamo fare tanti sacrifici, ma comunque ti puoi gestire tu la giornata e anche
abbastanza tempo libero, dopo ovviamente avrò degli orari, non potrò fare quello che voglio quando voglio. E poi vabbè, forse comunque la compagnia, anche il gruppo che siamo stati, insomma, ne abbiamo fatte anche di feste negli anni passati assieme, ne abbiamo vissute di cose assieme, e ci sono delle persone che comunque rimarranno amici, e con quello insomma magari mi mancheranno, ecco, passare qualche momento con loro, però insomma la vita, ecco, va avanti, dopo ognuno smette, continua, ci si dividono le strade, però insomma i rapporti, quelli veri, rimangono. Grazie mille, tanti auguri, Lucia.